Buonasera a tutti, siamo due psicoterapeute cognitive comportamentali del centro clinico della Scuola Cognitiva di Firenze e di studi cognitivi e niente, avevamo pensato che abbiamo avuto questa bellissima idea in quarantena, diciamo, avevamo pensato che dal momento che i corsi credo che non si terranno, che non li abbiamo tenuti nessun tipo di corso né da parte delle ostetriche né da parte dell'ASL, eccetera, abbiamo detto almeno noi facciamo qualcosina del nostro, poi adesso vediamo che cosa riusciamo a fare. Questo sarà il primo incontro Di due. di due. Oggi in particolare ci soffermeremo su quelle che sono le emozioni in Aspetta, sono gravidanza. pezzerossa. Sì, lo so, è la distanza, scusate. Sulle Sì. emozioni in gravidanza e poi cominceremo, no, a vedere com'è che la madre inizia a entrare in In relazione con relazione il anche il neonato padre, e il perché so padre, che ci sono giusto? dei padri, esatto, Poveri padri, poverini, sempre. esatto. Ok. Mentre la prossima volta invece entreremo in modo molto più approfondito Dall'entrata in nell'attaccamento. relazione in poi, il famoso attaccamento. Quindi io direi di Ok? partire. Sparte. Sì. La donna si trova appunto dal punto di vista identitario effettivamente, no, ad attraversare proprio questo processo di ristrutturazione. È un processo che poi dovrà riguardare anche un po' l'aspetto proprio dell'immagine di sé. Quindi cosa vuol dire? Che tutti i cambiamenti corporei che durante la gravidanza e poi anche nel postpartum la donna dovrà attraversare, dovrà appunto attraversare, andranno Sì. ovviamente, no, a rendere questo percorso dal punto di vista psicologico ulteriormente complesso. Verranno messe in discussione le relazioni, soprattutto verranno ristabiliti nuovi equilibri all'interno della coppia, una riorganizzazione di quelle che sono anche le altre relazioni, la vita lavorativa della donna, insomma, La praticamente rappresentazione tutte esatta di me le aree. nel futuro, cioè da Tutte le aree integrare di tutto il vita sé. sostanzialmente vengono messe in profonda discussione. Ah, già, questo, ok. Quindi, vista la complessità, no, di questo. Aspetti, però, se mi Questo viene sì, messo, vai. ecco, se no non vedo nulla. Ok. Vista la complessità di appunto questa fase evolutiva è, come dire, ci sembra anche più che giustificato e comprensibile il fatto che durante la gravidanza si sperimentino spesso vissuti emotivi molto contrastanti e soprattutto la tendenza un po' quella anche ad avere una certa labilità emotiva, no? Per cui un momento prima si è tristi, un momento dopo ci Certo. si sente più felici, più entusiasti. Il discorso è che spesso si tende a, come dire, non considerare o comunque a invalidare, non considerare adeguati tutti quegli stati emotivi che non corrispondono o che non sono in linea con quello che è un po' l'immaginario collettivo di questa fase Sì. evolutiva, no? Per cui la credenza è un po' quella che in un momento come questo si debba essere Felici necessariamente a tutti i costi. felici a tutti i Sì. costi, sentirsi pienamente realizzati, mentre nel momento in cui si vengono a percepire stati emotivi, quali appunto tristezza, rabbia, senso proprio di incapacità, oppure si comincia un po' a dubitare anche rispetto a quelle che saranno sicuramente le proprie capacità nel ruolo genitoriale, si è Cosiddetti stati mentali negativi. negativi. Oppure si è particolarmente arrabbiati, no? Nel momento in cui ci si trova, soprattutto all'inizio, nelle prime fasi della gravidanza, per molti mesi, magari anche costretti a letto con le continue nausee. Insomma, sono tutta una serie di vissuti emotivi che spesso la donna, no, quando non sono in linea un po' con l'immaginario collettivo, tende probabilmente Scusa. a, come dire, a volte a sopprimere, no? A non condividere, a non Certo. manifestare con vissuti secondari, spesso un po' di colpa e di vergogna.
In realtà questi cambiamenti, questa ambivalenza emotiva è un qualcosa che è più che giustificato non solo dagli effetti dei cambiamenti ormonali sull'umore, no? Questo è un aspetto ben noto, ma anche e soprattutto dal fatto che il modo in cui ciascuna donna, no, andrà a vivere l'evento gravidanza dipende sostanzialmente da, non so quante variabili, è impossibile definirle, comunque tantissime. Prima di tutto il particolare, specifico significato del tutto personale che ciascuna donna darà proprio a questa importante fase di vita. E anche poi, scusami, agli stati emotivi. Agli stati emotivi. Perché giudicare lo stato emotivo non appropriato poi secondariamente. Infatti, porterà dei vissuti appunto, no, che alimenteranno probabilmente gli stessi vissuti emotivi. Tante variabili entrano in gioco nel determinare i vissuti emotivi legati alla gravidanza, e per spiegare proprio questa grande variabilità interindividuale, e per fortuna il motivo per cui non tutti rispetto a qualsiasi evento, ma anche rispetto alla gravidanza, no, reagiamo allo stesso modo, ci sembra di particolare utilità uno degli assunti fondanti, no, quello che è il modello cognitivo, secondo cui in realtà, come dire, non sono tanto gli eventi di per sé, no, a determinare il modo in cui ci sentiamo. In realtà è il modo in cui noi interpretiamo il significato che noi diamo ad ogni situazione o all'evento che, come dire, ci porta, no, a provare o a sentirci in un certo modo. E per capire meglio questo concetto, no, abbiamo riportato qui un esempio e ci piacerebbe, insomma, che un po' ciascuna di voi provasse a ritornare un po' con la mente al momento esatto in cui ha appreso, ha scoperto di essere incinta. Ok, quindi provate, magari ora poi vi faccio alcune domande, chi vuole, esatto, può condividere. Chi vuole può scrivere in chat, perché purtroppo con i microfoni aperti poi non sentite. Ok, che cosa avete pensato esattamente nel momento in cui avete scoperto di essere incinta? Cosa vi è passato per la mente? E soprattutto poi, come vi siete sentite? Qualcuno qualche volontario vuole ci condividere sarà la sua esperienza? Che dite? Ora tutti muti. Nessuno? Sì, salve, sono Laura. Salve, Laura. Ciao. Allora, io ho 43 anni. Sì. E quindi è la prima gravidanza. Ed è arrivata, diciamo, a parte dopo molti tentativi, anche dopo un tumore al seno. Sì. Quindi io sono stata molto contenta. Certo. Per me è veramente una rinascita sotto tanti punti di vista. E già appunto il fatto di aver superato comunque questa patologia è stato tanto. E poi la tristezza magari nel pensare di non poter avere bambini, e che era un desiderio che avevo anche già prima dell'arrivo della patologia che ho avuto a 34 anni. Sì. E in seguito poi invece è arrivato naturalmente, quindi neanche senza bisogno della PMA. Sì, sì. Quindi insomma per me è una grande gioia. Okay. Un sacco di significati. Certo, no? Certo. Ci diamo del tu, hai attribuito, credo, a questa notizia, no? Sì, decisamente. Comunque insomma anche la gravidanza l'ho vissuta con gioia, anche se con insomma le difficoltà che possono esserci state ed anche poi il Covid, il lockdown e tutto quanto, però oramai sono quasi alla fine, vado al 22 giugno e quindi siamo esatto, sì, sì. Esatto. Siamo per dire se arriva 2-3 giorni in anticipo magari, cioè, esatto. Sì. Qui grazie mille, qui Elisabetta, Fiammetta ci dice che aveva avuto
un aborto precedentemente, per cui probabilmente l'emozione era un po' più di spavento, forse ci sembra, iniziale. Di paura, perché lei dice ripetere la situazione che si era già verificata in passato. Qualcun altro è stato piacevolmente scioccato. Uno shock. Dice. Sì, esatto. Quindi siamo più vicino alla paura, forse. Shock, siamo più su. Sì, su forse, ansia, paura. Okay. E quindi, insomma, sottesi allo stesso evento. Allo stesso tipo di evento, vissuti emotivi molto diversi. Quindi esatto. Questo ci aiuta proprio anche, come dire, a sfatare, no, il falso mito per cui non appena si apprende questa notizia, l'emozione corrispondente dovrebbe essere solo esclusivamente la gioia, no? E vediamo anche qui riportati in alcuni degli esempi che vedete in questa slide e poi nella successiva, come in realtà la differenza effettivamente la fa molto quale, no, può diventare il mio vissuto, come dire, mentale dominante, cosa penso, no, rispetto o il significato che attribuisco rispetto al fatto di essere, ad esempio, in questo caso, di aver scoperto di essere incinta. Se mi focalizzo inizialmente, no, come dire, su tutta una serie di preoccupazioni, comincio a farmi una serie di domande, scusate, dubitative rispetto al futuro, no? E se probabilmente il correlato emotivo che più facilmente avrò esperito in quel momento sarà l'ansia. Ok? Qui c'è troppi fattori distraenti. Io... Sì. Ok. Quindi non ci sono emozioni utili o inutili, inutili, non ci sono emozioni positive o negative, tutte le emozioni in realtà sono utili, ci sono per una ragione evolutiva che poi brevemente, per almeno le emozioni primarie, andremo a prendere in considerazione. Quindi è importante, no, evitare effettivamente di sopprimere o comunque di non manifestare o di non condividere la propria emotività, proprio perché questo preclude la possibilità di quell'importantissimo processo che è quello dell'identificazione e del riconoscimento emotivo, che come vedremo poi anche nei prossimi incontri in realtà è alla base della capacità di regolazione emotiva, e questa capacità sarà proprio quella che le mamme saranno chiamate un po' a dover insegnare, in qualche modo attraverso insegnare, attraverso l'osservazione e l'azione poi al bambino okay. Appena nato, ma forse anche adesso poi lo vediamo. Infatti perché sono utili le emozioni? Beh, sicuramente le emozioni ci motivano e ci preparano all'azione, quindi gran parte, anzi, dei nostri impulsi all'azione sono anche, come dire, biologicamente determinati, sono innati, soprattutto ci permettono di rispondere in modo rapido rispetto, no, a situazioni spesso che necessitano di un'urgenza nella risposta. Pensiamo banalmente a quello che può succedere quando stiamo attraversando una strada e arriva a tutta velocità una macchina. Se aspettassimo la mediazione corticale che ci dice, certo, che cosa devo fare in questo momento, è meglio attraversare, no. Abbiamo bisogno di un canale, diciamo, che ci consenta di rispondere prontamente, e quindi la paura in quel momento, no, ci... Stavo guardando. Sì, sì. La paura in quel momento in realtà non c'è, utile, ci salva la vita, ok? Le emozioni danno informazioni molto importanti a noi stessi, e poi dopo vedremo che tipo di emozioni, per ciascuna emozione che tipo di informazione ci dà. E lo si voglia o meno, le emozioni danno informazioni anche agli altri. Certo. Quindi sono un potente segnale comunicativo, spesso molto più rapido delle parole, e evolutivamente la possibilità di poter comunicare agli altri i nostri stati emotivi si manifesta appunto anche nel poter, ad esempio, ricevere aiuto, no? Nel manifestare una richiesta, ad esempio, di aiuto.
ci danno informazioni sul raggiungimento dei nostri scopi, quindi un'emozione piacevole ci segnalerà che comunque stiamo andando nella direzione giusta e ci stiamo avvicinando verso il nostro obiettivo, verso il nostro scopo. Al contrario, emozioni avverse tendono invece a mandarci proprio il segnale, a informarci del fatto che ce ne stiamo allontanando. Importantissimo, le emozioni ci guidano anche nella presa di decisioni, certo, nel fare delle scelte, ok? Quindi la parte più emotiva, quello che viene definito anche marcatore somatico, è quello che poi, no, rispetto a una scelta, ci permette anche di ascoltare un po' quel parametro che ci dice di pancia che cos'è che mi andrebbe di fare, e quindi capite bene quanto le emozioni siano utili per capirci su che cos'è il marcatore somatico. Dico sempre a tutti di guardare un filmettino che capisco che non sia, voglio dire, l'opera d'arte cinematografica, l'Oscar non l'ha preso, però è Se scappi ti sposo con Julia Roberts. Perché c'è tutto il discorso di cognitivamente, da un punto di vista corticale del pensiero, eccetera, credo di voler fare determinate cose, ma di pancia, emotivamente, in effetti scappo, assalita dall'ansia. C'è una scena quando lei assaggia, proprio emblematica, secondo me, del marcatore somatico. Vabbè, concordo. No, invece è una parentesi che ci aiuta. Vado? Sì. Allora, le emozioni non si riducono solo a quelle che vediamo qui presentate, no? Queste in realtà sono le emozioni primarie, cioè sono quelle emozioni universali, universalmente condivise, indipendentemente dalla cultura di appartenenza, sono innate. E ovviamente accanto alle emozioni primarie c'è tutta una serie di altre emozioni che vengono comunemente definite dai sistemi di classificazione un po' come le, appunto, emozioni complesse o emozioni secondarie, e spesso diciamo quest'altra tipologia di emozioni che comprendono la vergogna, l'ansia. Noi ora l'abbiamo messa tra le primarie perché era tra i vissuti, sì, esatto, emotivi più frequentemente riscontrati durante la gravidanza, ma appunto la colpa, la vergogna, l'invidia, la gelosia fanno parte, sono comunque, no, emozioni che al pari di queste ci danno informazioni molto utili. Brevemente vediamo, no, che cosa ci dice ciascuna emozione, quindi cerchiamo anche di capire perché è importante ascoltare le nostre emozioni. La gioia, l'abbiamo detto prima, no, è quell'emozione che ci segnala sostanzialmente che lo scopo che ci siamo prefissati di raggiungere è effettivamente stato raggiunto. Al contrario, la tristezza invece ci segnala la compromissione di questo scopo, quindi noi sostanzialmente proviamo tristezza rispetto a una perdita, no? Una perdita che può essere di natura non solo affettiva, può essere una perdita di natura economica o anche relativa proprio a uno status, alla propria immagine. La rabbia invece ci segnala un'ingiustizia, ok? Quindi proviamo rabbia quando un nostro scopo, un nostro diritto, un nostro bisogno è stato frustrato o non raggiunto a causa di un'ingiustizia o di un torto che riteniamo di aver subito da qualcuno. La paura è un'emozione che, per quanto paura e ansia, no, siano tra le più temute insieme alla tristezza, in realtà evolutivamente ci sono di grande esatto, aiuto, perché ci predispone in realtà in tutte quelle condizioni di pericolo, salva la vita, è una minaccia, e in cui soprattutto la minaccia è evidente. Per quanto riguarda la paura, ci dà tre possibilità di risposta, che sono l'attacco, la fuga o il freezing, e comunque ci mette in allerta per proteggerci, certo, da questo tipo di pericolo. L'ansia invece, che qual è, diciamo, la differenza principale tra paura e ansia? Rispetto all'ansia, quello che succede è la tendenza proprio ad anticipare invece un pericolo che in realtà è meno evidente, meno definita, ma che è soggettivamente percepita. Il disgusto, che rientra tra le emozioni primarie, in origine, no, come, certo, per dire, dal punto di vista evolutivo, serviva per tutelarci proprio dalla
dall'assunzione o dal venire a contatto con sostanze o stimoli sgradevoli e potenzialmente nocivi, poi si è evoluta culturalmente e in realtà proviamo disgusto anche rispetto a certi atteggiamenti, comportamenti o attitudini, sì, che quindi ha una valenza più sociale, anche morale. Ora, questo che si sta facendo mi sembra un pone di, un po' lo è, un pone sulle emozioni. Sulle emozioni, in realtà abbiamo proprio scelto di farlo perché tutti gli esseri, diceva Elisa, è universalmente riconosciuta, quindi qualsiasi essere umano nel vedere il volto che manifesta una di queste emozioni lo sa riconoscere, indipendentemente da che sia più o meno socializzato, indipendentemente dalla lingua, indipendentemente da dove vive, e ci sembrava molto importante perché i nostri figli e i vostri bambini funzioneranno esattamente in questo modo, per cui averlo in testa che quando piange, probabilmente quando è triste, c'è una sensazione di perdita piuttosto di dirgli non essere triste. Ci aiuta anche a essere più o meno responsive, esatto, e sensibili, esatto, poi a questi, esatto, segnali. Ok. C'è qualche domanda in merito? Qualcosa che vorreste? Esatto, la chat, eccola qua. Ok. Aspettiamo 2 secondi perché magari anche prima erano arrivati un pochino più tardi. Se vuoi qualcuno. Ok, aspetta, niente, tutto a posto. Bene. Sembrerebbe. Ok, dove? Questo sposta. Giro pagina. Capite che siamo la tecnologia. Esatto, okay. Noi siamo la mia nonna, sarebbe stata più tecnologica. Dai. Allora. Quindi, vista la complessità dell'evento gravidanza, no, in realtà si tende a ritenere la gravidanza proprio di per sé come un fattore di vulnerabilità per possibili sviluppi psicopatologici, disturbi psicopatologici durante la gravidanza, ma anche poi nel postpartum. È anche vero che, come dire, i vissuti emotivi, per quanto, come dire, a volte spiacevoli e anche difficili da regolare, non si vanno a strutturare in una sofferenza protratta che può poi appunto portare a un disturbo di tipo depressivo, di tipo ansioso, in realtà no, un po', come dire, ne vale la pena, perché comunque rappresenta un po' anche un'opportunità maturativa proprio per la donna stessa. In altri casi però effettivamente tutti questi cambiamenti possono determinare, possono rappresentare un fattore di stress importante, quindi soprattutto in coloro che hanno già avuto, come dire, o comunque che presentano una vulnerabilità psicopatologica, certo, la gravidanza potrebbe rappresentare effettivamente un fattore di scompenso, certo, e andarsi effettivamente a strutturare in un disturbo psicopatologico. È chiaro che la vulnerabilità è determinata da tutta una serie di fattori di rischio che qui vediamo riportati e che vanno appunto a come dire, incastrarsi poi anche con l'evento, cioè, gravidanza. Non è l'evento gravidanza di per sé, no? Per quanto possa rappresentare un fattore di vulnerabilità che da solo può determinare una psicopatologia. Quindi la presenza di una psicopatologia pregressa, ora ne citiamo alcuni, o una familiarità psichiatrica, una vulnerabilità ambientale, certo, per, diciamo, delle complicanze, no? Certo. Che possono essere insorte durante appunto come dire, una gravidanza precedente. Può capitare, ad esempio, no, che lunghi tempi di concepimento, pratiche di procreazione, certo, medicalmente assistita, poi possano rappresentare effettivamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una depressione, ad esempio in gravidanza, un'impossibilità a lattare. Insomma, sono tantissime, qui non sono gli unici fattori, no, di rischio. È chiaro che è importante che questi fattori vengano tenuti in considerazione, soprattutto poi per chi si occupa ovviamente, no, di, certo, di diagnosticare e poi eventualmente, esatto, di trattare certi tipi di, appunto,
E anche mi viene da dire che sono fattori di rischio, come tali vanno considerati, nel senso che non è che il fatto di avere un fattore di rischio poi necessariamente ci porti a... Esatto. Okay. Ok, allora, sicuramente uno dei, diciamo, durante la gravidanza può capitare che si presentino tutta una serie di sintomi di tipo depressivo, no? E quindi che vanno poi proprio effettivamente a determinare un episodio depressivo caratterizzato sostanzialmente da un umore persistentemente depresso, triste, una tendenza, una facilità al pianto, una perdita di piacere e di interesse per cose che magari invece prima davano piacere, tutta una serie di sintomi anche riguardanti poi il sonno, appunto l'appetito, il calo del desiderio sessuale, maggiore irritabilità, certo. Insomma, quei sintomi che vedete appunto anche dell'appetito, del sonno, che sono abbastanza frequenti. Quello che diciamo possiamo osservare, no? Riguardando un po' anche quelli che poi sono i vissuti, no? Vedete riportati un po' i vissuti personali, no? Di donne che hanno avuto episodi depressivi durante la gravidanza, è che molti di questi sintomi in realtà sono sovrapponibili a alcuni dei sintomi che comunemente tutte le donne in gravidanza si trovano un pochino a dover gestire. E quindi rischia un pochino che, cioè il rischio importante in realtà è che poi questa condizione venga sottostimata o non diagnosticata. E questo è un problema dal momento in cui la depressione in gravidanza rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio poi per lo sviluppo di una depressione postpartum. Okay? Certo. Quindi da questo punto di vista l'inquadramento diagnostico è importante. Ci sono tutta una serie di conseguenze della depressione, dello sviluppo appunto di una depressione durante la gravidanza, che sono comprensibili nel momento in cui la madre, no, è totalmente, come dire, o per lo più assorbita nei propri vissuti, nella propria condizione di sofferenza, tenderà quindi anche a curarsi meno di se stessa, a volte anche ad andare incontro a una malnutrizione, e questo potrebbe comportare delle alterazioni poi a livello dello sviluppo fetale. Non dormire regolarmente. Non dormire regolarmente. L'alterazione del ritmo. Dei ritmi sonno-veglia biologici. Queste alterazioni nello sviluppo fetale si manifestano, no, soprattutto con una minore attività motoria del feto e disregolazioni endocrine, e alla nascita, diciamo, una delle tra le conseguenze più frequenti ritroviamo una maggiore probabilità di nascita pretermine, un peso inferiore alla nascita, e per quanto riguarda invece proprio, come dire, l'assetto più relazionale, si nota come in realtà vi siano nel neonato reazioni più scarse alle espressioni facciali della mamma, con una maggiore tendenza all'irritabilità, una difficoltà nell'essere consolato e complicanze relative proprio al ritmo sonno-veglia e maggiori manifestazioni di stress, spesso anche con manifestazioni di tipo psicosomatico. Ok? Qui c'è stato un, vabbè, dopo se il sistema. Sì. Per quanto riguarda invece l'ansia, l'ansia di per sé in gravidanza in realtà ha una funzione adattiva, che è quella di attivare e preparare la donna a quella che sarà la situazione di travaglio postpartum, parto e poi il postpartum. Quindi, come dire, durante, a partire soprattutto dall'ottavo mese di gravidanza, la donna entra in uno stato di, come dire, assorbimento. Fatto qualcosa? Cambiamo pagina? Sì, scusatemi. Vai. In uno stato di assorbimento, chiamato preoccupazione materna primaria, che è uno stato mentale caratterizzato da intense preoccupazioni
preoccupazioni e da una forte sensibilizzazione della donna. Sì. Questo, diciamo, l'entrata in questo stato mentale di assorbimento ansioso in realtà è evolutivamente utile, perché favorisce proprio quello che sarà il futuro processo di sintonizzazione, certo, verso quelli che saranno i segnali del bambino e che, come vedremo, in realtà è fondamentale poi per la possibilità di instaurarsi dei pattern di attaccamento, certo, positivi. Okay. La responsabilità insieme proprio alla sensibilità materna sono uno dei due fattori maggiormente implicati. Quindi essere un po' ansiosette in questo non momento fa male. È adattivo. Anzi, ci serve. Scusate, ci serve, se torno indietro. Sì. Qui appunto abbiamo riportato quelli che sono i contenuti ansiosi che caratterizzano il periodo prenatale e il postpartum. Ovviamente, no, come questi contenuti, fin tanto, come dire, sono limitati, no, sia per intensità che per pervasività, che poi anche rispetto al livello di compromissione poi nel funzionamento della donna, fin tanto rientrano appunto in una soglia limite, sono adattivi. Il problema insorge nel momento in cui invece questa soglia viene superata, per cui la donna si trova compromessa a causa di queste preoccupazioni, assorbita al punto da sviluppare una sintomatologia ansiosa conclamata che può esitare o in attacchi di panico, certo, o in un disturbo d'ansia generalizzato, e quindi, diciamo, queste paure, poi queste preoccupazioni non perdono il suo carattere di utilità e funzionalità. Se esitano in un disturbo d'ansia, anche qui le possibili conseguenze sul bambino in realtà riguardano complicanze ostetriche, un prolungamento del travaglio, un minor peso corporeo del bambino alla nascita e anche qui un aumentato rischio, anche in questo caso un aumentato rischio di parto pretermine. Ovviamente le implicazioni sull'aspetto relazionale, certo, sono quelle che si riscontreranno nella relazione sicuramente di attaccamento madre-bambino, e poi vedremo anche come, no, esatto, la presenza la volta di un temperamento ansioso si ripercuoterà poi o determinerà una certa traiettoria del legame di attaccamento. Venendo invece alle condizioni che caratterizzano il periodo postpartum, molto frequente è appunto quella che viene definita maternity blues, che è appunto una reazione piuttosto comune, colpisce, esatto, dal 50 all'80% delle donne. Non ci preoccupa, soprattutto perché è transitoria e reversibile spesso spontaneamente entro una settimana, 10 giorni. Certo. E come dire, la causa principale di questo stato emotivo, che è caratterizzato appunto sempre da una lieve, come dire, deflessione del tono dell'umore, da sentimenti di inadeguatezza sul proprio ruolo di madre, da una, come dire, marcata irritabilità associata ad ansia e insonnia, diciamo la cosa positiva però è che comunque questa condizione rientra dopo poco ed è attribuibile principalmente ai cambiamenti ormonali e soprattutto anche alla spossatezza, esatto, adesso lo abbiamo segnalato, no? Psicofisica che travaglio e parto richiedono alla donna. Quando invece, no, il quadro sintomatologico si struttura invece con non rientra soprattutto entro i 10 giorni, potrebbe insorgere quella che è una condizione conosciuta come depressione postpartum. Ora, Questa, dentro al contenitore depressione postpartum ci vanno quadri clinici molto diversi tra loro, molto eterogenei, soprattutto anche in termini di gravità e di durata, quindi si può andare da episodi depressivi postpartum lievi fino ad arrivare a episodi molto
disturbo molto più grave, il cui culmine forse di gravità lo si trova nella condizione della psicosi postpartum. Detto questo, è chiaro che, come dire, anche qui i sintomi possono essere sovrapponibili, no, a quelli, no, della comune esperienza, certo, del postpartum. Ma nessuna mamma probabilmente nel postpartum si è sentita adeguata. Infatti, quando è che si sospetta la presenza e di... E nessun altro, infatti. In realtà quando questi sintomi sono persistenti, ok? Esatto. Ci sono dei temporali, il funzionamento, esatto, della persona. Quindi, in particolare, i sintomi in realtà riflettono quelli di un episodio depressivo, certo, maggiore, ma, come dire... il tratto, l'aspetto che più caratterizza, no, e che ci permette di differenziare una depressione postpartum da un episodio depressivo maggiore, in realtà è proprio il contenuto dell'ideazione, certo, che ovviamente è in linea e coerente con quello che è la fase di vita, esatto, che ingressa la gravidanza. Quindi la donna pensa costantemente, no, alla propria incapacità prendersi cura del figlio, si sente molto insicura e impaurita rispetto alla possibilità di saper gestire il bambino, a sentimenti ambivalenti o spesso anche negativi, certo, verso il proprio figlio, si sente isolata. E ovviamente secondariamente seguono tutta una serie di vissuti, no, di, certo, colpe e di critica che alimentano poi lo stato depressivo. Ok. Le conseguenze anche qui effettivamente riguardano soprattutto poi quello che sarà il futuro sviluppo emotivo e cognitivo del bambino. In particolare, gli studi hanno dimostrato come vi sia, come la maggiore focalizzazione più che comprensibile, esatto, della mamma su se stessa porterà poi, come dire, a una compromissione nel processo di sintonizzazione affettiva, per cui il bambino a sua volta, no, avrà e mostrerà una difficoltà nell'interazione e anche in questo caso difficoltà poi in termini temperamentali, per cui si mostrerà più irritabile, avrà più fatica ad addormentarsi, e gli effetti, no, della deprivazione di una sintonizzazione affettiva che vedremo nel prossimo incontro avranno ovviamente delle implicazioni importanti per l'attaccamento sull'attaccamento. Allora, finita questa parte di Però poi arrivano le buone notizie. Allora, le buone notizie in realtà, ecco, prima di affrontare quello che sarà l'attaccamento... Sì, fermiamoci un attimo prima di... Avete delle domande? Se c'è, scriverle in chat. Dopo tutto sto... No, scherzo. O delle domande vi possiamo... Si sposta, ma ok, nessuno? Non capisco se... Ok, sì. Va bene. Ok. Quindi andiamo avanti. No, non c'è niente. Bene, allora, storicamente, diciamo, il primo interesse rispetto all'attaccamento era ovviamente rivolto a capire, no, quella che era poi la tendenza del bambino a creare dei legami affettivi con almeno una figura adulta, in questo caso il caregiver, che si prendesse cura di loro a partire dal momento della nascita, e quindi ci si focalizzava molto di più sul bambino, quindi sul legame che il bambino instaura con i propri genitori, con le proprie figure genitoriali, piuttosto che sul legame che invece il genitore instaura con il proprio bambino. E con l'introduzione del costrutto di attaccamento prenatale, in realtà ci siamo molto più focalizzati sul genitore, in particolare sull'insieme di tutti quegli atteggiamenti e quei comportamenti e le rappresentazioni e le aspettative che i genitori vanno a sviluppare nei confronti del feto. Quindi si fa riferimento al periodo, no, sostanzialmente della gravidanza, cioè dell'attaccare la relazione di attaccamento durante la gravidanza. In particolare è stato visto
non capisco perché non fa più. In particolare è stato visto come l'attaccamento prenatale del genitore deriva dalle proprie esperienze e dai propri rapporti con le figure significative. Quindi esiste una relazione tra la qualità del legame che il genitore ha sviluppato, sviluppa verso il feto, e le esperienze affettive che il genitore stesso ha vissuto a sua volta nella famiglia di origine. Comunque, e poi con le figure di riferimento. L'attaccamento prenatale com'è che si sviluppa durante la gravidanza? Aumenta progressivamente, okay? Non ha un trend stabile, certo. Ma a partire dal secondo trimestre di gestazione, questo è anche comprensibile perché è il momento in cui i movimenti fetali cominciano ad essere percepiti con maggiore frequenza e intensità, certo, dalla donna, sembra che questo legame vada sempre più a strutturarsi. Ci sono però anche degli studi più recenti che in realtà dimostrano come già a partire dal primo o secondo mese di gestazione si strutturi già una forma di attaccamento, sì, una relazione di attaccamento. Gli studi si sono occupati soprattutto di vedere come la qualità dell'attaccamento prenatale vada poi a influenzare le relazioni successive tra i genitori e il bambino e soprattutto sul futuro attaccamento che il bambino svilupperà. Gli studi sono concordi in realtà nel dimostrare che quelle madri che alle scale che vanno a rilevare, diciamo, l'intensità e la qualità dell'attaccamento materno fetale, quelle madri che avevano quindi più alto attaccamento materno fetale mostravano di interagire in modo più ricco e soprattutto più coinvolgente con il bambino, registrando quindi un maggior numero di sguardi e di interazioni già a 12 settimane d'età. E quindi questo dato appunto è in linea proprio con i risultati che mostrano come un attaccamento prenatale che si caratterizza per punteggi elevati sarà associato poi anche a una migliore qualità della successiva relazione madre-bambino. Ovviamente da questo tipo di prima forma di attaccamento non è totalmente esentato, per così dire. No, è frutta quella, deve crescere. Scusate, c'è qualcosa di acceso? No. Qualcuno di voi ha il microfono acceso? Che noi non si riesce a capire da qui chi? Vabbè, dai. Ok, quindi anche il padre in realtà sviluppa un attaccamento al feto, e diversamente da quello materno, ovviamente nel padre l'attaccamento si svilupperà nel primo trimestre, si mantiene costante, cioè non va incontro a quel processo di evoluzione rispetto alla qualità di attaccamento. Posso chiedere una cosa? Ho provato a scrivere, non volevo attivare il microfono, scusate. È molto interessante, io volevo sapere l'attaccamento prenatale come viene misurato? Ci sono delle scale, ci sono dei test, delle scale che sono validate scientificamente a livello internazionale e quindi attraverso i vissuti interni, attraverso la risposta a queste scale, magari un paio ce l'abbiamo anche, se siete interessati poi ve li mandiamo. È ovviamente con i limiti degli strumenti standardizzati, in cui c'è un punteggio che è considerato un cutoff e oltre il quale si ritiene un attaccamento unico, okay, eccetera. Sì. Ma era per capire, sono anche aspetti comportamentali, non so, il numero delle volte con cui ci si rivolge al feto. E vede questo tipo di parametri, di indici che vengono considerati, sì. Grazie. E si può fare qualcosa per migliorare già in questa fase l'attaccamento? Allora, sì. Probabilmente sì, qualcosa è possibile farlo. Però bisogna capire, c'è il bisogno di migliorare l'attaccamento. Esatto. Da cosa muove? E partiamo, ripartiamo dall'ansia di prima, va bene. Ah, intanto... ecco. Esatto. Vi ringrazio. Tra parentesi, sono una collega, però anche come collega sono ansiosa.
Vi saluto vabbè, e se sei una collega, noi siamo le peggiori in assoluto. E quindi va benissimo. Però sì, certo, si può fare qualcosa, ora magari insomma qualcosa vediamo, però sì, diciamo l'accettazione, l'entrata in risonanza, eccetera. Sicuramente sì, anche sì. L'accettazione di queste ansie semplicemente esatto. Penso che sia l'atteggiamento più adattivo in questo senso. Grazie mille. Esatto. Altrimenti andiamo nella prestazione dell'attaccamento prenatale. Ok, grazie. Qualche altra domanda? Se no, lascio la parola a Stefania. Sì, vorrei dire se è possibile due cosine che mi ha portato a riflettere. Ecco. Sicuramente la prevenzione è un fattore fondamentale e soprattutto anche per prevenire ecco, la depressione post-parto e anche avviare un attaccamento positivo. Non so cosa ne pensate. La prevenzione rispetto alla depressione? Nel senso che accompagnare la donna in gravidanza, nella pre-gravidanza, insomma, prima insomma, del parto, in qualche modo è un fattore preventivo per evitare appunto che ci sia sia da una parte una depressione, sia dall'altra un attaccamento evitante o altri tipi di attaccamento che possono incidere sullo sviluppo del bambino, ecco. Siamo d'accordo che è un po' il motivo per cui siamo qui, anche se sono due incontri di un'ora e mezza e quindi non faranno la differenza, però è un po' il motivo per cui siamo qui stasera, nel senso che, da fare un minimo di prevenzione primaria accompagnando le mamme alla gravidanza, secondo me a livello più, come dire, noi chiamiamo questa parolaccia di psicoeducazione piuttosto che clinico, perché a un certo punto si rischia di sconfinare e clinicizzare, patologizzare poi sì, una cosa sì. Che patologica non è, che è la gravidanza. Mentre da un punto di vista informativo, dare queste informazioni e creare e accompagnare, sensibilizzare rispetto a questo sarebbe molto importante, perché appunto, come diceva la collega Elisa, riconoscere i segnali e prevenire, come diceva giustamente Giuseppina, la depressione postpartum sarebbe un fattore estremamente importante, così come anche parlarne e prevenire eventualmente anche stati ansiosi importanti. Che spesso invece tendono a essere sottostimati, anche lo vedremo la prossima volta durante l'infanzia. Poi, insomma, avere una mamma particolarmente ansiosa non depone benissimo per la tranquillità di nessuno, neanche dei bambini, peraltro. Per cui ora non so se ti ho risposto, Giuseppina. Sì, assolutamente, concordo, ecco, che anche, insomma, stasera è veramente importante che non ci siano solo, spero, colleghe, ma anche mamme in gravidanza o altro. Spero di no. Perché, esatto, le colleghe non hanno niente da, credo, niente da, innovativo, per cui sì, esatto, il goal era un po' quello di rivolgerlo alle mamme in gravidanza, sì. Però ci è sembrato qualche vissuto, qualcuno è intervenuto e ci ha detto la sua esperienza, per cui la mamma in gravidanza ci sarà, speriamo. Ringraziamo, anzi. Esatto. Anche qualche babbo so che c'è, so per certo che qualche babbo è stato costretto ad essere presente. Bene. Qualche altra domanda? Ok, posso fare una domanda io? Sì, certo. Allora, io sono una futura mamma, sono in gravidanza e sono alla fine del terzo mese e purtroppo è una gravidanza a rischio che mi ha costretto a casa ferma. A letto? A letto, no, a letto proprio no, però quasi. Ferma, sì. Quasi totale. Devo chiedere, data la situazione di Covid, quindi tutte le ansie dovute alla gravidanza, la situazione, la mia famiglia in un'altra regione,
mio compagno lavora tutto il giorno, come si può fare a, diciamo, prevenire una depressione? Perché effettivamente sarei un po' a rischio in questo momento, cioè mi sento un po' a rischio in questo momento, data la situazione. Un po' triste? Eh sì, abbastanza. Sola? Preoccupata. No, sola in realtà sì, ma cioè non è colpa di nessuno, insomma. Sì, no, senza attribuire colpe, però è più triste o più preoccupata, scusami se ti chiedo. Dipende dai momenti, preoccupata perché comunque ogni volta aspetto la visita per sapere se va bene e quindi tutte le volte è un'ansia continua. Sì. Monitorare ogni piccolo dolore, ogni piccolo dolore, ogni perdita che sto avendo. Questo è penso che sia associato, correggimi se sbaglio, Pamela, scusami, come ti chiami? Pamela. Correggimi se sbaglio, questo penso sia associato al fatto che ti hanno detto che la ragazza è a rischio, no? Beh, sì. Questa preoccupazione, non tanto alla situazione del Covid, giusto? La situazione del Covid, diciamo, è stata più la situazione di rimanere chiusa in casa. Esatto, però il discorso di monitorare ogni piccolo movimento, ogni piccolo dolorino, probabilmente è più associato al discorso che la gravidanza è a rischio. Certo. No? Adesso la domanda è un po', stupida, però è questa. A che ti serve tutta questa preoccupazione, tutto questo monitoraggio nello scongiurare poi eventualmente quello che tu temi? Inconscio. Esatto. Per cui il trucchetto qui potrebbe essere quello di fare cose piacevoli che sono un pochino più utili, guardare le bollette su Amazon, spostare l'attenzione su altro, va bene anche Sudoku per dire, però ragionare sull'utilità, no, di questo ipermonitoraggio che poi di fatto non ti fa, è quello che poi non ti fa godere e eventualmente è più l'ipermonitoraggio che ti mette a rischio di depressione, no, se ci pensi, a rischio tristezza, che il fatto, la notizia in sé di dover star a riposo. Sicuramente. Ti torna? Sì. Ecco, per tirarti su ti dico che abbiamo avuto un'allieva al secondo anno che è stata messa a letto come te, lei è proprio allettata al terzo mese di gravidanza, adesso è nato Nicola che ha già 3 mesi, al terzo mese di gravidanza era a rischio elevatissimo ai 6 mesi, per cui è stata ricoverata per 2 mesi e mezzo e poi Nicola è nato 10 giorni di ritardo, con 10 giorni di ritardo e un vitellino, per cui per dirti che non significa poi molto in questo momento stai serena, a riposo, però non attribuirgli poi un significato se ce la fai, non è semplicissimo, me ne rendo conto, ma un significato nel lungo periodo. Va bene. La facciamo? Sì. Ok. Qualcun altro? Vado avanti. Se mi riesce, sì. No, stai, non so più dove sono, ok. Per cui, come si diceva, ovviamente da un certo punto di vista feto e madre condividono le stesse sensazioni, un po' lo stesso, sono un corpo dentro l'altro, quindi condividono un po' anche lo stesso involucro. E il rapporto prenatale è un'esperienza che è considerata un'esperienza unitaria di tipo somatocorporeo, che rimane in una certa percentuale, in qualche modo incisa nella memoria esplicita del bambino, nella memoria implicita, scusate, del bambino, quindi inconsapevole, sia nella rappresentazione di sé che nella rappresentazione dell'altro. Ora, quando noi diciamo che l'ansia può incidere, il rapporto prenatale può incidere, l'attaccamento può incidere, eccetera, e prima vi dicevo arrivano le belle notizie, cioè tranquilli, perché poi se poi succede, voglio dire, mai niente, poi lo vediamo compiutamente, ma mai niente è irreparabile e
voglio dire, poi le cose si evolvono comunque, però chiaramente fare un po' di prevenzione primaria non è male. Esatto. E quindi da questo, dal fatto che già l'attaccamento prenatale forma delle tracce di memoria, nella memoria implicita, si capisce, e da tutto quello che ci ha detto Elisa fino adesso, si capisce che la visione è un po' più epigenetica, nel senso che ci sono dei fattori comunque biologici, di vulnerabilità, di predisposizione, ci sono dei fattori ambientali, ma che poi diventano allo stesso tempo ambientali e biologici, che sono quelli dell'attaccamento prenatale, e ci sono poi, proprio perché niente è mai perduto e quindi tutto è sempre reparabilissimo, i fattori ambientali, che adesso sono ambientali dentro la vostra pancia, ma che poi diventeranno ambientali nel mondo in cui vivrà il vostro bambino, in cui vive il mio, eccetera, eccetera. E in questo momento, spero che la freccetta si veda, però in questo momento, no, aspettate, scusate, in questo momento i vostri bambini sono un po' qui. Questo è il paesaggio epigenetico che ci fa vedere come all'inizio della vita si parta da qui, il paesaggio in qualche modo è già predisposto con delle cunette, con degli incavamenti, eccetera, per cui la pallina tenderà a prendere una traiettoria piuttosto che un'altra, però in ogni istante della vita di nostro figlio, come anche della nostra, momento per momento, questa traiettoria, queste, come dicono quelli del connettoma, i letti del fiume, si può cambiare, e quindi la traiettoria può essere poi rideterminata e ricambiata. Per cui da questo si può capire che un evento di vita negativo, che in realtà a questo pallino magari cambierebbe la traiettoria da questa parte, può poi essere in qualche modo riparato. Certo, nessuno toglierà questo evento, ma in qualche modo può essere riparato o cambiato, determinando di nuovo l'evoluzione epigenetica di una persona. Per cui, nel senso, qualcosa ci possiamo sempre fare. Adesso qua non so che sta... Ah, ecco, ok. Che cosa ci possiamo fare? Prima di tutto cercare di entrare in risonanza emotiva e capire quali sono i bisogni dei nostri bambini. Parto dal fatto che il nostro cervello si è evoluto comunque... In maniera strutturale, sono tre piani di cervello e si sono evoluti in maniera strutturale da quelli che sono i rettili, poi gli uccelli, eccetera, eccetera. Come voi vedete, questo, che penso sia un gabbiano, penso, ma comunque fa poca differenza, ha una macchia rossa sul becco. Questa macchia rossa è uno stimolo segnale cosiddetto in biologia, ed è grazie a questa macchia rossa che questa specie ha la capacità di evolversi. Perché che succede? Perché il piccolino di questa specie è biologicamente determinato, e quindi non è che ci pensa anche perché non ha proprio la corteccia per pensare, per cui è biologicamente determinato ad andare in automatico a beccare sopra a quella macchietta rossa quando la vede. Per cui se noi gli facciamo vedere una macchietta rossa così, lui ci andrà a beccare sopra. Questo fa sì che quando la mamma si avvicina, lui ci becca sopra, vede, lui non capisce né che quella è la mamma, né che quello è il becco, non sa che lì dentro c'è il cibo, non sa praticamente niente, ma vedendo quella macchia rossa andrà a becchettare sulla macchia. La mamma aprirà il becco e lui dentro ci troverà il cibo, e questo permette alla specie, di questo uccello, penso sia un gabbiano, di sopravvivere. Ora, anche i nostri cuccioli, anche l'essere umano, ha uno stimolo segnale. I nostri cuccioli, dalla nascita, circa 20 minuti dopo, ma dalla nascita, sono reattivi ad uno stimolo segnale, che è questo. Lo smile. Che è questo? Cioè, è
con la loro capacità visiva, che non è ancora a maturazione, i macro segni di un volto, che sono un po', se ci pensate, due macchie nere con una macchia più lunga, orizzontale, in basso. Adesso ho preso un volto come un altro per capire qual è, dov'è lo stimolo segnale, che è questo, fondamentalmente. Cioè, i nostri bambini sono biologicamente determinati a rispondere con un sorriso a questo triangolo quando gli si presenta, fin dall'inizio, fin da subito. Ed è questo che, grazie a questo, diciamo, si mantiene la nostra specie. Ora, non so se a qualcuno sorge spontanea qualche domanda, no? Perché fa, non so se vi fa un po' strano, a me un po' sì, nel senso che comunque mi torna che il gabbianetto abbia come stimolo segnale una macchia rossa, perché quella gli permette di mangiare e quindi c'è il sostentamento fisico. Se ci pensate, non è la stessa cosa col volto della mamma. Forse se la mettiamo in questi termini sarebbe stato più probabile che lo stimolo segnale somigliasse al capezzolo, alla tettarella di un biberone, eccetera. Invece lo stimolo segnale è il volto umano, che non è necessario per il sostentamento fisico, non so se vi torna, no? Però comunque sia, poi vediamo perché, ma comunque sia, i nostri cuccioli rispondono così a questo stimolo segnale, a questo triangolo. Questo è il sorriso, il famoso sorriso endogeno del neonato. Voi li guardate, chiunque di voi li guarda, e loro fanno questo. Ragazzi, facciamocene una ragione, non stanno sorridendo a voi, non stanno sorridendo a noi. Niente di tutto questo. È lo stesso meccanismo per cui quando il piccolo del gabbiano viene stimolato dalla macchia rossa picchietta sul becco, la mamma apre il becco. Quando i nostri bambini vedono questo triangolo qui, loro attivano questa procedura motoria che noi chiamiamo sorriso, ok? E ci sorridono. È questo che poi mantiene la specie, perché la mamma, noi tutti esseri umani, di fronte a un essere umano che ci sorride, entriamo in risonanza emotiva e a nostra volta sorridiamo. Ed è così che il bambino riceve il primo sorriso e impara anche, guardando il volto della mamma, entrando in risonanza emotiva, quali sono i correlati neurali del sorriso stesso, come faccio a riottenerlo, no? Lo stesso il povero babbo. Mettiamo anche noi. Lo stesso il povero babbo. Lo stimolo segnale non discrimina di genere, no? Non discrimina di genere, è democratico, ok? Però, appunto, perché non il seno, no? Perché non il seno e perché il sorriso e perché anche il bambino, il neonato, riesce a vedere esattamente a una distanza che è più o meno quella fra il seno e i vostri occhi, no? Riesce a vedere, mette a fuoco dalla nascita più o meno a questa distanza, perché è la distanza che è stata premiata evolutivamente per la sopravvivenza. Non è stata premiata la distanza dal nostro seno, è stata premiata la distanza dal nostro volto, dai nostri occhi, dal nostro sorriso. Harrow ci dice perché. Ce l'ha detto da un pezzo, ce l'ha detto nel 1958. Questo è un piccolo di macaco e questo è un esperimento celeberrimo che ci spiega perché non diciamo il seno, ma il sorriso, ma comunque il volto.
perché questi cuccioli di macaco sono stati, gli è stato messo a disposizione, diciamo, un surrogato di mamma che avesse il triangolo di cui stiamo parlando. Il macaco condivide alla corteccia, per cui condivide con noi tantissima parte del cervello, addirittura mi sa il 98%, quindi insomma, grandissima parte del cervello. E questo, la mamma, il surrogato mamma a destra, dopo mi sa che si vede, spero, eccola qua, surrogato mamma a destra contiene il biberon con il cibo, ok? Il surrogato mamma alla vostra sinistra non ha il cibo ed è calda e pelusciosa però. E si vede che per tutto l'esperimento, che è durato molto tempo, i macachi sceglievano selettivamente di passare la giornata accucciati, come si vede qui i cucciolini, sul morbido, dove sentivano un minimo di calore, piuttosto che dove venivano sfamati. Per cui c'è un upgrade rispetto al gabbiano che aveva, ha bisogno di venire sfamato. I nostri cuccioli hanno bisogno anche di altro, non anche, i nostri cuccioli hanno primariamente bisogno di altro. Per questo l'evoluzione naturale ha premiato lo stimolo segnale del volto piuttosto che del seno, comunque di qualcosa che fornisse loro cibo. Come si vede, questo piccolo macaco sta fisso sulla mamma pelusciosa e si allunga solo per mangiare. Ok? Queste sono varie foto poi dell'esperimento, sì, ritrovato ovunque, perché è proprio celeberrimo. Ce lo conferma anche René Spitz, il quale facendo degli esperimenti che adesso sono eticamente assolutamente impensabili, va bene? Facendo questo tipo di esperimenti, divideva i neonati in due, internati negli orfanotrofi in due gruppi. Un gruppo riceveva, tutti e due i gruppi ricevevano il latte, venivano cambiati, e basta, no? Un gruppo riceveva il latte, veniva cambiato e quindi era pulito e mangiato, diciamo così, pulito e nutrito, esatto, senza che gli addetti ai lavori li guardassero minimamente in faccia, senza che ci fosse nessun tipo di stimolo sonoro di nessun tipo, e non incrociavano mai gli occhi di chi li accudiva in questo senso, e l'altra metà invece veniva un po' vezzeggiata, comunque veniva toccata, c'era un minimo di scambio oculare con il bambino. E si è visto che un'enorme percentuale dei bambini sviluppava la cosiddetta depressione anaclitica, che è proprio un collasso tonico del corpo, una specie di coma, come dire, e un 30% di questi bambini addirittura è arrivato alla morte. Per cui questo ci dice che per i nostri cuccioli le cure e lo scambio intersoggettivo per la nostra mente, una mente relazionale, sono assolutamente primari, di vitale importanza, e primari anche rispetto al biberon, anche rispetto al cibo, perché comunque tutti lo ricevevano. E appunto, come dicevo prima, per questo motivo i nostri bambini mettono a fuoco più o meno a questa distanza che si vede qui. Una figata, ci sono delle domande. Ci sono delle domande, si sta qui anche fino a domani, se ci sono delle domande, esatto, domande, su questo, no? Su questo siamo qui quanto volete. Se non ci sono domande, vado avanti. Mi sembra di no. No, volevo vedere se qualcuno va alzato. Ok, no, una collega aveva detto, ovviamente era una collega, ma è anche in gravidanza, sì. Ah, se qualcuno ha alzato la mano, forse si vede da quassù, ok? Penso di no. Se non ci sono domande, è un passettino oltre a questo, è quello un po' che diceva Elisa, cioè che va superato, ma l'abbiamo già ampiamente superato a livello di società, no? Il vecchio modello per cui il bambino è lì, mangia e dorme, noi lo accudiamo, e, come dire, una modalità un po' passiva di considerare l'esperienza del bambino. E sottovalutando invece il potere della comunicazione, come?
No, aspettate. Guardate che abbiamo acceso un po'. Sì. Vai, ecco, sottovalutando invece il potere dell'interazione madre-bambino, padre-bambino fin dall'inizio. In realtà i bambini, i nostri neonati sono delle personcine fatte finite, come dico io, che nascono già con delle intenzionalità di gioco e hanno intrinsecamente scritti a livello biologico le modulazioni, i turni conversazionali, no? Come se stessero, come se noi adulti, come quando parliamo noi adulti, cioè se voi li fate un sorriso rispondono, se voi gli fate un versetto rispondono proprio in turno conversazionale, e questo è molto importante per, prima di tutto è molto importante per la sintonizzazione affettiva. È lì che nasco io, nel senso che io non sono di per me, ma sorridendo alla mamma e venendo, o al babbo, o a chiunque, ma comunque alla mamma, e venendo da lei il risorriso, in quel momento inizio a strutturare la personalità, in quel momento io inizio ad esistere, a percepire che sono, e quindi in questa danza poi di scambi, piano piano costruisco comunque un'identità che all'inizio è indifferenziata da quella della madre, ma che poi piano piano si va a differenziare, ed è su questa capacità di sintonizzazione che il mio mondo affettivo sarà maggiormente ricco e che io lo potrò anche modulare, piano piano sapere anche modulare. E quindi qui diventa molto importante il pezzetto che ci ha fatto Elisa prima, che è quali sono le emozioni e a che cosa ci servono, no? Perché se il mio bambino piange, vuol dire che in quel momento per lui è in atto una perdita. Poi magari gli è cascato il ciuccio o ha fame, e quindi la perdita è quella della sazietà, e quello all'inizio va un po' interpretato, me ne rendo conto, però comunque vuol dire che ha un bisogno che in quel momento non è soddisfatto e che lui è immerso in questa piccola perdita. Poi ovviamente le perdite sono modulari, no? Cioè anche a me se mi casca il gelato io sono triste per 2 nanosecondi e poi me ne compro un altro. Altre perdite ovviamente sono più importanti, però come dire, se un bambino è arrabbiato probabilmente questo dice che vuole qualcosa che non sta ottenendo. Poi, giusto o sbagliato che sia, però l'importante è interpretarlo, e dal momento che, come ci diceva Elisa, le emozioni sono universalmente riconosciute, cioè se io faccio il volto della rabbia in Nuova Guinea, loro sanno che io sono arrabbiata. Se faccio il volto della rabbia, voi sapete che io sono arrabbiata e viceversa, per cui questo è inconfondibile, universalmente riconosciuto, per cui imparare a etichettare le emozioni del bambino dicendo amore sei triste è molto importante, perché lui lei poi capisce che quella faccia lì, cioè quei muscoli che si muovono in quel modo e quindi quell'azione motoria lì si chiama tristezza, e soprattutto che caspita, la mia mamma la riconosce e sa di che cosa si tratta. Per cui se la mamma sa di che cosa si tratta, tutto sommato non c'è da spaventarsi ed è una cosa normale, io ho tutto il diritto di sentirmi triste, che è alla base, che non è poco, che è alla base della validazione emotiva, perché poi quando crescono un pochino, un bambino sicuro, un attaccamento sicuro, che sa riconoscere le proprie emozioni perché gli sono state validate, è abbastanza una manna dal cielo. Sì, trovarne. Esatto, da trovarne nella gestione futura. Per cui la capacità di sintonizzazione emotiva è estremamente importante, come si diceva. I bambini nascono già dotati delle competenze emotive, la nostra è una mente relazionale e quindi nascono
e questo si vede proprio dall'inizio, volendo stare in compagnia di qualcuno, in compagnia con noi, e questa interazione, la nostra compagnia, l'interazione, sono quelle che poi non castrano e anzi sviluppano, favoriscono tutto il sistema esplorativo che si spera che poi metterà in atto e utilizzerà serenamente per tutta la sua vita. I bambini sono dotati di una intelligenza e di una coscienza, ovviamente, hanno le loro motivazioni, i loro scopi da raggiungere e attraverso il coordinamento motorio poi danno senso anche internamente alla propria esperienza, no? C'è tutta, non so se adesso, vabbè lo dico dopo, questo è, sono i tre piani del cervello di cui parlavo prima, no? E tutto questo, se ci pensate, supera il concetto di empatia. Cioè, fino a un certo punto abbiamo sempre pensato che l'importante è comprendere l'emozione dell'altro e quindi essere empatico, entrare in empatia con l'emozione dell'altro individuo, in questo caso dei nostri bambini, comprendere che è triste. Qua si va molto oltre perché c'è proprio una intersoggettività. Cioè, io comunque non solo comprendo che è triste, ma rispondo all'emozione in modo congruo, più o meno congruo, secondo come mamme facciamo del nostro meglio, poi vediamo, no? In modo più o meno congruo rispondo all'emozione del mio bambino, dandogli un nome, dandogli un senso, favorendo il fatto che gli diamo un senso e in qualche modo normalizzandola, perché appunto se io mamma la riconosco, comunque vuol dire che va bene, che può andare, no? E questo, e in questo senso, durante questo scambio intersoggettivo, si è visto attraverso la risonanza magnetica funzionale che si accendono gli stessi circuiti neurali nelle due nella personcina e nella mamma, nelle due persone. Si accendono le stesse aree del cervello. E sono quindi delle reazioni a specchio, emotive ma anche viscerali, nel senso proprio di incarnate. Ora noi in Italia siamo molto fortunati perché il gruppo di ricerca che ha trovato, scoperto i neuroni specchio è nostro, italiano, il professor Rizzolatti, il professor Gallese, e Jacoboni, eccetera, con tutto il gruppo di Padova, hanno scoperto che il nostro cervello, ma non solo, che il nostro sistema nervoso centrale, più esatto, è disseminato da questo tipo di neuroni, che sono chiamati neuroni specchio, che sono dei neuroni motori, per questo viscerali, perché oltre all'entrata a risonanza emotiva a livello di empatia, c'è proprio una comprensione della azione motoria, cioè quando vedo che determinati muscoli si contraggono, io capisco come quella persona si sente e di più io tendo a sentirmi, sotto soglia ovviamente, non con la sua intensità, tendo a sentirmi come quella persona si sente. Se ci fate caso, se vedete piangere disperatamente una ragazza, fuori anche in voi un pochino il tono dell'umore, un pochino si abbassa, no? Perché oltre a capire, quindi entrare in empatia con lei, il fatto di vederla piangere, ne capiamo l'intenzionalità motoria, e il nostro cervello riceve un'informazione in questo senso, l'informazione dalla corteccia scende al piano emotivo e noi entriamo veramente in risonanza emotiva anche a livello viscerale, spalle si abbassano un pochino, si sente un po' di peso sullo stomaco anche noi, certo non come lei, ma un po' sì, e quindi entriamo veramente visceralmente in risonanza emotiva con gli altri. Questo il nostro bambino con noi e noi con lui, per cui è un'interazione che è molto importante.
E quindi da qui nasce il fenomeno dell'intersoggettività, che è fondamentale. È come una danza: il bambino sorride, noi rispondiamo al suo sorriso, il cervello del bambino associa questo piano motorio come necessario ad ottenere questo sorriso, che lo fa star bene, quindi lo rivuole, e qui in questo modo si forma tutto il sistema dei neuroni specchio. Quindi guardando negli occhi e facendo le facce emotive ai nostri bambini, si struttura tutto il sistema dei neuroni specchio e tutto il sistema poi neurale. Per cui queste informazioni di tutto il mirror system incorporano sia le informazioni su di noi, sia le informazioni sugli altri, e si è visto che favoriscono appunto il senso indifferenziato di me rispetto alla mamma. Anche qui le nuove ricerche ci dicono che, a differenza di quello che si pensava fino a qualche, fino a poco tempo fa, il senso di indifferenziazione fosse compiuto intorno ai 3 anni, poiché se voi metterete in futuro, se avete altri bambini, i vostri bambini prima dei 3 anni, c'è un esperimento molto bellino, molto carino, è stata messa una bambina di 2 anni con una macchia di rossetto qui sul naso davanti allo specchio, e lei cerca di toglierla alla bambina allo specchio. A 3 anni, se si affaccia allo specchio con la stessa macchia di rossetto, si stropiccia e si pulisce, e quindi vuol dire che ha un senso di sé, no? Differenziato da quello che vede. Però in realtà le ricerche con mezzi più potenti ci dicono che invece il bambino ha un senso di sé indifferenziato anche molto prima di essere in grado, per altri motivi di maturazione proprio cerebrale, prima di superare il test di riconoscimento allo specchio, sono in grado di avere un senso di sé indifferenziato. Per cui andiamo tutti a fare le facce. Esercitiamoci a fare le facce, esatto, anche ovunque, alla loggia dell'Anzi, noi a Firenze, a fare le facce. Per cui la prossima volta vediamo un po' il legame di attaccamento che si forma con il bambino, però ecco, le famiglie cosiddette sane, fermo restando che nessuno è dentro al mulino bianco, voglio dire, si forma un legame sicuro in modo naturale con i genitori. In ogni attimo, diceva prima una collega, una mamma, come si fa a prevenire, no? Essendo probabilmente genuini, trasparenti in ogni attimo, perché se io mamma sono in ansia, darò una spiegazione di quest'ansia nel modo più appropriato rispetto all'età, però nasconderla non è mai una buona idea, perché poi ci sono tutti questi non detti e i bambini sono tutta percezione. Per cui, mentre viviamo, mentre respiriamo, mentre mangiamo, mentre sorridiamo, mentre li brontoliamo, si forma comunque un legame. Il goal è quello di formare un legame sicuro, e poi la prossima volta questo lo vediamo. Esatto. E questo può succedere grazie alle interazioni che abbiamo con lui. Perché percepiscono tutti gli stati psicologici e affettivi che ci sono in casa, e nessuno è deleterio di per sé se è compreso. Cioè non esiste niente che di per sé è deleterio nel momento in cui è compreso. L'importante è partecipare in ogni attimo a questa danza insieme al nostro bambino, come dice Hooks, penso si dica, centinaia di volte, giorno dopo giorno, danzando insieme a lui. Per cui, keep calm, e facciamo le facce, niente è predeterminato, tutto, cioè ci sono dei fattori di vulnerabilità e di predisposizione, ci sono delle cose che possiamo fare per far andare le cose come vogliamo nel miglior modo possibile, però in ogni momento si può intervenire per correggere la traiettoria epigenetica. È stata puntualissima, incredibile. Benissimo. E quindi non so se ci sono domande, ci fa piacere ovviamente. Mettiamola aperta.
abbiamo lasciato questa, aspetta, l'altra sì, metto io, esatto. Che dite, interessante? Noioso? Oh, ci può stare, eh? Mm. Noi ci vediamo, allora la prossima volta sì, parliamo di più del legame di attaccamento con il bambino, la costruzione sì, di un legame sicuro, ed è mi sembra mercoledì, mercoledì alle 17. Benissimo. Bene, Fiammetta ci dice, non ne aveva mai sentito parlare. Di attaccamento. Bene, siamo contenti. Prenatale, ah. Ok. Ok. Bene, allora per chi ci sarà tra di voi, ci vediamo. Ci vediamo mercoledì alle 17. Grazie. Grazie. Ah, scusa, sì? Niente. No, no, ho detto grazie. Grazie tanto. Grazie molte. Ciao a tutte. Ciao. Buonasera. Grazie.